Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi, miei cari e care, vi mostro i miei prodotti finiti, acquistati al DM e quindi farò vedere anche dei prodotti Balea che sono interessanti e che se li trovate dovete assolutamente provare. Ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, ho terminato una serie di prodotti che avevo acquistati al DM. Li ho terminati durante la quarantena, che è stata lunga, sofferta ed interminabile. Meno male che avevo fatto scorta e soprattutto quante di voi hanno fatto scorta che è servita durante la quarantena? Fatemelo sapere in un commento. Iniziamo subito dai prodotti beauty che sono quelli che so che vi piacciono di più. Il primo prodotto che vi faccio vedere, che ho terminato e vi aggiungo subito con grande fatica, è questo gel detergente viso tutto in uno idratante con acido ialuronico senza profumo della linea ADA Labo Tokyo, il numero uno per quanto riguarda la skincare. Non mi è piaciuto fin dal primo utilizzo e ho cercato in tutti i modi di trovare un modo, scusate il gioco di parole, me lo facesse piacere, ma non è stato così. Non è un prodotto economico, costa 10,90 euro o 11,90 euro, per cui forse avevo delle aspettative. L'ho trovato troppo schiumogeno per quanto mi riguarda. Il risultato dopo aver asciugato il viso non mi piaceva per niente, non lo sentivo per nulla idratato. Poi, quando ho acquistato questi dischetti struccanti di Lidl riutilizzabili, ho iniziato ad apprezzarlo di più. Quindi bagnavo questo dischetto struccante, mettevo una piccola quantità e in questo modo riuscivo a farmi piacere questo prodotto che io non ricomprerò più. Altro prodotto che ho terminato è questo dentifricio con una confezione a mio avviso deliziosa, bellissima. Si è scambiato per una crema mani, ma in realtà è un dentifricio per denti sensibili al cocco, che io trovo delizioso, è proprio bellissimo da esporre in bagno, proprio perché sembra una crema, non ha una confezione veramente deliziosa. Il suo lavoro lo fa e lo fa bene, l'ho preso in un periodo in cui avevo un po' di sensibilità dentinale e devo dire che utilizzandolo costantemente 2 volte al giorno ho risolto. Questo sicuramente lo andrò a ricomprare. Correttore, questo qui non l'ho comprato al DM di Torino, ma al DM di Budapest. Correttore antifatica con un mix di vitamine. Io ce l'ho nella colorazione 51 Light ed è un correttore che io adoro, che io amo e non vedo l'ora di poter ricomprare perché proprio mi mantiene il contorno occhi idratato e fa anche la sua funzione di correggere. Io non ho molto da correggere. E di soprattutto illuminare e lo fa veramente bene per quanto mi riguarda, quindi io lo ricomprerò anche perché è leggero, non va nelle pieghe, non sottolinea nulla, per cui io lo adoro e quindi sì, lo ricomprerò. Deo spray è un deo spray al profumo di orchidea dorata e
mora. Mi piace tantissimo questo deo spray, sia da utilizzare come deo spray per cui è stato formulato, ma anche da spruzzare perché ha una profumazione molto piacevole, per cui io lo adoro. Non so dirvi a livello di deodorante se è un prodotto che, se state fuori tutta la giornata, vi fa stare profumate, ok? Questo non ve lo so dire proprio perché l'ho terminato durante la quarantena. Non sono uscita, non ho fatto lunghe camminate, per cui stando a casa io l'ho trovato meraviglioso e l'ho spruzzato ovunque perché mi sono innamorata di questa fragranza, quindi sì, la ricomprerò assolutamente. Crema al profumo di mirtillo e mandorla. Formula idratante arricchita con estratto di mandorle, pH neutro. Confermo tutto. La profumazione è stupenda. Mi è piaciuto tantissimo. È farsi un bagno doccia avvolgente, specialmente nelle giornate fredde. Farsi la doccia con questo prodotto qui è come ricevere un abbraccio caldo, avvolgente che ti riscalda. Una profumazione che, per quanto mi riguarda, utilizzato in una doccia serale, mi ha rilassato e conciliato il sonno. Sicuramente la ricomprerò, però forse cambierò la profumazione, perché per quanto mi riguarda io la trovo una profumazione deliziosa, ma l'associo al freddo, alla stagione fredda, quindi prenderò della stessa linea una profumazione più fresca estiva. Però è un prodotto per cui, se andate al DM, andate a provarlo, a sentirlo, o se vi va di prenderne uno, perché se non ricordo male io l'ho acquistato in offerta a 99 centesimi per 750 ml di prodotto. Di Balea questo bagno schiuma al profumo di mela e albicocca, con una formula delicata, ideale per la pelle sensibile dei bambini. A Jody è piaciuto tantissimo ed è sicuramente uno di quei prodotti che andrò assolutamente a ricomprare. Ora facciamo il bagnetto, fra un po' passeremo semplicemente, appena inizierà il vero caldo, a fare la doccia. Comunque continuiamo con il bagnetto che la rilassa in questo periodo. Mettiamo tanti giochi, per cui le ricomprerò volentieri questo prodotto che è Baby Love del DM. Queste sono le due versioni che ho trovato al DM: una ha la confezione bianca ed è per pelli sensibili con estratto di mandorla, senza profumi, senza siliconi, senza alcol, senza ingredienti di origine animale, pH neutro. Qui leggo pure loro: salviette umidificate con aloe vera ed estratto di camomilla, anche questi senza alcol, senza ingredienti di origine animale, pH neutro. Delle due tipologie mi sono piaciute un po' di più queste qui con estratto di aloe e di camomilla. Ho terminato questo profumatore spray per ambiente che non mi è piaciuto per nulla. È proprio brutto, brutto veramente. Questo non lo ricomprerò più. Gel detergente per WC al profumo di limone. La formula in gel aderisce alla superficie del water e rimuove efficacemente i depositi di calcare e sporco, assicurando pulizia e igiene. Questo di qui lo ricomprerò perché mi piace tantissimo, veramente funziona, rende il water brillante, profuma ed è un piacere utilizzarlo. Bene, cari e care, questi erano i miei prodotti, o meglio, una parte dei miei prodotti terminati durante la quarantena. Fatemi sapere in un commento quanta roba avete smaltito voi durante il lockdown. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!